il Maccabi poteva fare 8 gol nel primo tempo. No, i primi 12 minuti. Cioè, ragazzi, questo è quello che abbiamo visto tutto il mondo, eh? La mia considerazione, che ovviamente per me la follia più grande, cos'è? Arriva a un certo punto e fai questa partita qua, dove fare schifo l'ha usato anche Andrea Agnelli. Non c'è dignità, non c'è. Abbiamo fatto schifo. Ci dobbiamo vergognare. Scusa, dobbiamo vergognare. Ma in poche parole, la Juve, quello che io dico ormai da un anno e mezzo, è questa. Lui va lì, ci mette la faccia, eccetera, eccetera. Allora, ma io dico, poi andiamo, perché a me piace poco delle polemiche, me frega un cazzo se interviene Tizio, Caio, in pro. Vado nella partita e vado a vedere. Metti Rugani, che è l'ultima partita che lui ha fatto con la Sampdoria, 2 mesi fa. E tu hai preso Bremer, tu, Juve, hai preso Bremer, che a detta di tutti, noi compresi, è stato il miglior difensore l'anno scorso della Serie A. Io adesso vedo Bremer, mi fa tenerezza, Lele, mi fa tenerezza. Dico, questo secondo me fa fatica anche a giocare in Serie B. Questo Bremer lo ha messo in una difficoltà allucinante. E l'altro giorno cosa fai te contro il Maccabi, una partita da vita o da morte? Lo prendi, lo accantoni, lo metti fuori e gli metti Rugani. E poi arriva a un certo punto, cosa succede? La cosa peggiore che a me fa schifo, quando prima io parlavo di Gaiardo, dei media, delle persone che vogliono essere leccate il culo, dei pagliacci, buffoni e burattini, che adesso sta venendo fuori che la colpa, su quello che ha detto Agnelli ovviamente, che la colpa è di 70, 80, 90 persone. No. Andrea Agnelli giustamente, a presidente, ci ha messo la faccia. Agnelli ha dato una signora squadra a disposizione alla Juve. Ok, adesso anche alibi di Pogba e Chiesa non ci sono. Perché hai giocato col Maccabi Tel Aviv? Con rispetto, in Serie A fa fatica a salvarsi. Ripeto, fa fatica a salvarsi. E qualcuno cosa dice? Dobbiamo dar tempo, aspettiamo alla sosta. No. Bisogna dire una sola cosa semplice. La Juve, fra acquisti di gennaio scorso e di quest'anno, ha speso più di 200 milioni di euro, tra acquisti 100 l'anno scorso. Quest'anno, anche con il giocatore preso a parametro zero, dove a Di Maria gli dai 10, giustamente, a Pogba gli dai altre 10, ci sono giocatori che tu hai pagato e c'ha un monte ingaggi clamoroso. Gli alibi quali sono? Ti mancavano Tizio e Caio. Col Maccabi Tel Aviv, anche con la primavera te la puoi giocare, se hai un'idea di gioco. Il Maccabi Tel Aviv il primo tempo ha messo i piedi sul centrocampo, non sei uscito una volta, una mezza volta Vlahovic di testa. Di cosa stiamo parlando? Di cosa? Andiamo in ritiro, ci conosciamo, non ci conosciamo. Già oggi sono uscite un po' di cose. La squadra non lo sopporta più. Parliamoci che è finita, ma il problema è che io lo dico già che dovevano mandarlo via dal Villarreal scorso. Villarreal scorso devi mandarlo via. Lele, giustamente, aspettiamo, diamogli tempo. E va bene, sono d'accordo. Lele, io vengo. No, siamo arrivati. No, nel senso che io, tu mi dici diamogli tempo, perfetto, va bene, perché io mi fido ciecamente di te, Lele. Però io, conoscendo il personaggio, è la cosa più brutta e inconcepibile che ha ancora la presunzione che quando va a parlare continua a dire, proprio con quella faccia, con quella spocchia, come dire, in un modo o nell'altro usciremo, con le buone e le cattive usciremo. Di cosa? Vuoi uscire di cosa? Che stai facendo schifo da un anno e mezzo. E l'anno scorso hai detto all'inizio della stagione che lottavi per lo scudetto e a febbraio eri fuori da tutto. Adesso sei a ottobre fuori da tutto. In Champions League girava un meme dove dice Allegri, Tizio, Casemprone. Allegri per passare il turno deve andare o al Paris Saint Germain o al Benfica. No, se va al Benfica, al Paris Saint Germain e perde tutte e due, va a casa pure con loro. Perché lui in questo momento qua deve capire, fare un, come si dice, ritornare indietro sui suoi passi, vestirsi di umiltà e iniziare a dire devo studiare e aggiornarmi. Quello che ha fatto Pioli, che gli può insegnare
intelligenza, persona per bene, non presuntuoso, studia. E se lui continua e ogni volta la manfile che faceva anche ai tempi del Milan, faceva ogni volta che qualcosa va ai suoi collaboratori, gli dici due o tre cazzate, e sono i collaboratori dietro che fanno con la testa, sì, di cosa stiamo parlando? Allora, in questo momento qua, per la Juve lo dico, io non sono consigliere di nessuno, ma io da semplice amante del calcio, se la Juve continua così, non arriva né quarto, fanno un bagno di sangue, e allenatori ce ne sono, Gagliardo uno su tutti, Tuchel c'è, di altissimo livello, questa gente qua c'è, e questa squadra qua è di altissimo livello, con grandissimi giocatori, ma io non posso pensare che Paredes è il cugino alla, di terza categoria, Di Maria, già due volte infortuni, vedi che poverino, delle volte quando andava a prezzare, sbraitava, Vlahovic, mi fa tenerezza, non posso pensare, Vlahovic, Bremer, Danilo Alexandro, Cuadrado, sembra il cognato. Allora io dico, non posso pensare che l'altro giorno si è chiuso un ciclo, ma un ciclo di, con l'allenatore, non della squadra, perché la squadra è consapevole della forza che ha. Sta facendo altamente schifo e io sarò il primo, quando lui darà la dimissione oppure farà un gesto, come dire, io mi faccio da parte. Io verrò qua e dirò, hai fatto schifo, però bravo. Ma l'altro giorno gli hanno fatto la domanda, dimissioni, non ne ho mai pensate. Cosa significa? Questo mi fa capire che continua a essere così tanto presuntuoso e si guarda sempre al taschino, trova la soluzione e vai via. E ne esci fuori meglio, perché altrimenti ne dubito che nei prossimi anni possa tu trovare una squadra di prima categoria, non prima categoria nel senso di prima fascia. Ma qualcuno che dici, ok, non ti dimetti, ritiro, ok, ma dal punto di vista tattico che idea hai, come la vedi, come, nessuno che fa una domanda così, nessuno che parla di calcio, niente. Ma per quanto mi riguarda è tutto l'opposto da quello che ha detto lui, ovvero io faccio veramente fatica a vedere le partite della Juve e per me, come penso per i tifosi che vanno allo stadio, visto che ora praticamente lo stadio è vuoto, sia diventata una sofferenza. E a livello di gioco subisci contro chiunque, fai un gioco passivo, o meglio un non gioco, zero idee, e l'unica cosa in cui quando guardi la Juve devi sperare è nella giocata del singolo o solo esclusivamente quello. Io penso che, non so, il declino penso che sia nato, secondo me, dall'esonero di Sarri. Interessante, vai pure avanti, è interessante. Perché, allora, io ringrazio Agnelli per i 10 anni comunque di dominio, 10 anni di vittorie, però c'è da dire che gli ultimi 3 sono state prese delle decisioni senza senso, e compresa quella dell'esonero di Sarri, perché tu dal momento che prendi Sarri, un allenatore come Sarri, devi essere consapevole che devi tenerlo almeno 2-3 anni, visto che Sarri, lo vediamo quest'anno con la Lazio, dà il meglio di sé al 2-3 anno. Sarri è un allenatore che lavora sul campo, a differenza di Allegri, secondo me. E quindi questi tipi di allenatori ci vogliono almeno 2-3 anni, secondo me, prima di esprimere, che la squadra possa esprimere quello che loro vogliono, no? Quindi già dal fatto che Sarri lo esonera dopo un anno, già c'è qualcosa che non va. Stefano, ti voglio chiedere una cosa. Da un punto di vista della lettura sulla situazione e delle considerazioni non fa una piega, eh? Cioè, il tuo punto di vista l'hai spiegato in maniera molto chiara e dal mio punto di vista condivisibile e veritiera. Voglio dirti una cosa, da un punto di vista della passione popolare, il tifo,
Cioè, come era possibile immaginarsi, riconosco le condizioni degli ultimi anni con i prezzi veramente molto cari dei biglietti, i sacrifici che sono sempre più difficili da effettuare da parte delle famiglie, ma quanto ti, diciamo così, rattrista vedere lo stadio vuoto, mezzo vuoto e con poco entusiasmo dentro a un percorso che, come hai detto te, è stato decennale di successi, trionfi, costruzione nuova del club, perché lo stadio è nuovo ed è uno dei più moderni. Vedere questo poco entusiasmo nella gente, cioè, com'è possibile arrivare fin lì dopo aver vissuto quello? Ma io penso che non è una questione di vittorie o meno, secondo me. È una questione di gioco, una questione di idee, di voglia da parte dei giocatori, dell'allenatore, anche nel parlare fuori dal campo. Io ho sentito le dichiarazioni di Agnelli, non si è preso nessun tipo di responsabilità, e quasi come si voglia scaricare sempre le colpe a qualcuno. Io penso che questo i tifosi poi alla lunga capiscano, no?